Continuiamo a parlare di agricoltura, ma facciamo un passo indietro. A sabato scorso a Cernobbio, dove si è svolto il forum della Coldiretti. Ha aperto la giornata il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni. Presidente, l'agricoltura al centro anche uno dei punti programmatici del suo programma come presidenza dei quattro motori. Sì, ieri e l'altro ieri ci sono stati due appuntamenti importanti in Europa che hanno un riflesso anche sull'agricoltura e sulle politiche regionali e nazionali. Ho assunto la presidenza dei quattro motori d'Europa. Ieri c'è stato un incontro importante che ha fatto nascere la macroregione alpina. La macroregione alpina, che è un livello intermedio tra gli Stati e la Commissione europea, che avrà competenze anche in materia di politiche per lo sviluppo e quindi anche in agricoltura. Confido molto su questo, perché la Commissione europea, l'Europa in questi ultimi tempi ci ha penalizzato l'Italia, ha penalizzato la Lombardia. Nella prossima programmazione 2014-2020 la Lombardia sarà fortemente penalizzata proprio dal punto di vista dell'agricoltura per i fondi, perché vengono favorite le coltivazioni estensive e non quelle intensive che sono specifiche. Anche da questo punto di vista la macroregione alpina, che è nata ieri, avrà un ruolo importante nel rapporto con l'Europa. Presidente, questa macroregione invece che ruolo potrà avere nella ripresa per il rilancio dell'economia e delle imprese in Lombardia? Un ruolo importante. La macroregione alpina è il motore dell'Europa, è la spina dorsale, è la colonna vertebrale, è il centro delle attività, è l'area più importante da tutti i punti di vista. E questa leale collaborazione tra regioni, questa intesa che c'è stata ieri con il sostegno anche degli Stati, può rappresentare una spinta forte alla ripresa. Investire in quest'area, in questa specificità territoriale, è la nuova strategia europea che ieri è nata con l'assenso di tutti. Sono molto soddisfatto di questo e cominciamo a lavorare da subito. La macroregione sarà peraltro formalizzata durante il semestre di presidenza italiano il prossimo anno, quindi una ragione in più per essere soddisfatti. È una cabina di regia o avrà anche un ruolo nel finanziare alcune attività? Non è una cabina di regia, non è una sovrastruttura, è una cosa vera. Sono le regioni dell'area alpina, e cioè per l'Italia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sud Tirolo e Valle d'Aosta, che giocano un ruolo da protagonisti in prima persona nei confronti dell'Europa, tra di loro, per gestire le risorse e per sviluppare politiche comuni, senza più la barriera dei confini, compresa la Svizzera. È una novità straordinaria che prospetta il futuro, l'Europa delle regioni, dove protagoniste saranno le regioni e non più gli Stati membri. Tornando all'agricoltura, scusi, oggi viene presentato qui il rapporto agromafia, questo è un altro fattore che pesa molto anche su questo settore. Sì, la mafia, le mafie, il malaffare e la contraffazione, anche queste sono al centro dell'azione di contrasto di Regione Lombardia, in particolare la contraffazione. Abbiamo preparato un documento che voglio che sia portato all'Expo e sottoscritto almeno dai paesi europei e dalla Commissione europea contro la contraffazione alimentare. Abbiamo una straordinaria occasione per cominciare a porre fine a questo fenomeno devastante che costa all'economia italiana 60 miliardi di euro, più dell'export dell'agroalimentare, per il cosiddetto Italian Sounding, cioè il consumo di prodotti che suonano come italiani ma che non sono italiani. La Regione Lombardia ha preso un'iniziativa in questo senso e l'Expo è un'occasione straordinaria per convincere gli Stati europei e la Commissione europea che bisogna contrastare con ogni mezzo la contraffazione dei prodotti agricoli, dei prodotti alimentari.